Family Club è il nome dell'associazione che riunisce le famiglie della Chiesa Latina in Terra Santa. È un gruppo di recente istituzione dove sono prevalenti le famiglie giovani, desiderose di una guida e di un sostegno più consistente. Si ritrovano per momenti di preghiera e di formazione sui contenuti e il valore del matrimonio. Il Family Club però è aperto anche al sociale, tipico di una formazione cristiana completa, e raccoglie fondi per finanziare enti benefici e borse di studio per giovani meritevoli. Qui siamo a Nazareth e l'associazione si ritrova per festeggiare in anticipo il Natale. Quali sono i progetti di quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo si è avuto il progetto per l'ospedale francese, dove daremo quasi 30.000 shekel, dopo anche altri piccoli progetti e dopo anche si dà anche a 15 giovani borse di studio della parrocchia e fuori anche della parrocchia. E questo è un modo per sostenere tutti i bisogni della parrocchia, questo è un modo che questo gruppo della famiglia della parrocchia che cerca sempre di fare il suo meglio, perché non solamente con la preghiera ma anche con l'aiuto e fare anche dare la possibilità a tutte le persone a trovare il Natale con più gioia. Sono state distribuite 15 borse di studio. Con quali criteri sono stati selezionati i giovani? Sono scelti allora quelli che sono, diciamo, che hanno più di due fratelli nella famiglia, allora se vengono scelti prima cosa, quelli che non hanno la possibilità di contribuire per il suo studio. Allora questo, diciamo, è un programma che viene finanziato prima dalla custodia, allora abbiamo un programma dato dalla custodia francescana di Terra Santa e dopo qui viene dato anche come per di più per i ragazzi nazaritani dalla parrocchia e fuori dalla parrocchia. Viene dato, diciamo, quelli quasi 1500 shekel a ciascun ragazzo, e sicuramente è un modo di sostenere e che ci sono delle persone che pensano a lui e a lei. È significativo che questo avvenga proprio qui, accanto alla Basilica dell'Annunciazione, dove la Santa Famiglia ha incarnato il modello e ha ottenuto la grazia perché ogni famiglia possa corrispondere al progetto di amore che Dio le affida. Noi abbiamo suscitato una comunità chiamata Comunità della Famiglia per aiutare loro se trovano in qualche crisi, qualche difficoltà. Nonostante che sempre noi chiediamo un corso preparativo prima del matrimonio, qua in Oriente non hanno l'abitudine di farlo. Noi abbiamo suscitato, impegnato a fare quasi 8 incontri. Ogni settimana un incontro prima del matrimonio per educarli che la vita matrimoniale non è sempre facile, perché Gesù dice a noi l'indissolubilità del matrimonio, l'amore reciproco uno l'altro è anche basato sulla Sacra Scrittura, sulla tradizione ecclesiale, sul nostro fondamento che è l'amore reciproco tra il marito e la moglie, lo sposo e la sposa per tutta la vita.